Eccoci qua. Ciao, buongiorno. Allora, sono a casa di un cliente, un amico, Geppi, che sta riprendendomi. Abbiamo un problema, la caldaia Beretta Minius, un po' vecchiotta. Che problemi ti dà? Prova un po' a spiegarmi un attimino, Geppi, ti In ascolto. pratica la cosa semplice è quella che io non riesco ad avere l'acqua calda quando voglio io. Si blocca da sola e sono costretto a uscire ogni volta fuori al terrazzo per disattivare e riattivare l'interruttore Una principale. specie di blocco ti Una va, specie di Ok. blocco. Se sta su, l'interruttore principale è diviso in due, ci sta la gestione dell'acqua e la gestione dell'acqua e termosifoni. Perfetto. Tu per far ripartire il sanitario spesso devi andare su zero per poi Esatto. ripartire Se il voglio solo sanitario. l'acqua mi rimetto sull'acqua. Ok. Se Parliamo voglio che termosifoni. non, il riscaldamento non l'hai ancora acceso, che qui non fa No, ancora freddo. Siamo a no, non Napoli, ancora. quindi oggi fa pure caldo. Esatto. Quindi in effetti sul sanitario spesso non ti parte. E Esatto. tu devi fare zero e farlo Devo ripartire. Non ti esce in resettare. blocco qui. Qualche volta è uscito in blocco e Ma qualche volta geppi anche questa, vedi questa valvolina sì. qua? Esce fuori e io Sì. sono costretto a Ok, rispingerla dentro. perfetto. Okay. Quindi ti dà dei segnali di blocco, però non Sì, sempre, qualche volta non no, parte ma è proprio. molto sporadica E la tu cosa. vai su zero e la fai ripartire. Esatto. Questa qui non la muovi di solito, No. ok? La pressione è costante più o meno su Ogni tanto sono 1, 1 e 2 costretto ad che adesso alzarla te la un po'. caricherò. Ok, Esatto, pure io. Ogni tanto la alzo un po'. perfetto. Allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Ok. Ok. Abbiamo risolto, abbiamo riscontrato che il bruciatore era sporco, quindi bruciava in ritardo e a volte faceva una botta perché in effetti entrava troppo gas, non si accendeva subito, si accendeva in ritardo e qualche volta poteva dare un blocco. Poi abbiamo riscontrato che ci entra poco ossigeno in questa nicchia qui e quindi ho consigliato al cliente di creare un altro blò per as far aspirare più ossigeno alla caldaia. E in ultimo, l'altra cosa che abbiamo fatto, Geppi, qual era? Mi Il sfugge. bruciatore l'abbiamo Il bruciatore pulito. l'abbiamo pulito, l'ossigeno La va al valvola gas. di Ah sì, la valvola del modulazione. gas è stata sostituita perché non modulava, era sempre al massimo e quindi creava una sovratemperatura che andava in blocco, faceva andare in blocco la caldaia. Abbiamo Alla prossima. regolato il tutto. Perfetto. Grazie mille, Geppi. Ciao.